Anticipata da oggi la conferenza stampa del tecnico Zeman in vista del match di campionato di lunedì, inizio ore 20:30 tra Pescara e Gubbio. Il tecnico biancazzurro non avrà a disposizione Pellacani e Franchini. Pellacani sta molto meglio, ha detto Zeman. Per Franchini invece saranno necessari ulteriori esami la prossima settimana. Per il resto tutti abili ed arruolabili. La formazione la so, ma come sempre non ve la dico, ha detto Zeman, ma ha dato un indizio importante. Vergani e Tomassini hanno le stesse possibilità di entrare a gara in corso, quindi significa che giocherà Cuppone titolare. Braglia è un attaccante, è un tecnico molto bravo, l'allenatore del Gubbio naturalmente, che ha impostato tutta la sua carriera sui concetti difensivi, sull'aggressività e su un certo tipo di calcio. Io invece, ha detto Zeman, ho impostato la mia carriera sull'attacco. Ma andiamo ad ascoltarci i passaggi chiave della conferenza stampa con le immagini di Diego Martelli. Allora, mister, io intanto le volevo chiedere chi è il terzo che salterà con la convocazione? Tungov? Staver? È bambino a sinistra. A corner. A corner. Quindi solo la partita con il Pineto salteranno, quindi solo l'infrasettimanale. No, forse Tungov di più. Ok. Le volevo chiedere, in vista della partita di lunedì, io non le chiedo la formazione, ma le chiedo se l'ha già decisa. Non me la chiede. No, infatti, chiedo solo se l'ha decisa o se saranno fondamentali per chiarire qualche dubbio questi altri due allenamenti che mancano, intanto. No, io spero che non si fa male a nessuno e che si continua, se no cioè, la formazione c'è. E chiaramente non ci dice nulla. Chiaramente non ve la dico, se non la sanno i giocatori, io continuo a dire, Ok, io la allora do io ai giocatori. al di là della formazione le chiedo a Cornero Cangiano dove le sta piacendo l'uno, dove le sta piacendo l'altro, dove deve migliorare l'uno, dove deve migliorare l'altro. Vabbè, Cornero sta troppo sulla linea, va poco dentro. Invece Cangiano va più dentro e sta poco sulla linea, quindi bisogna trovare equilibri giusti. Allora io, mister, le chiedo intanto sugli infortunati, quando pensa che possano essere a disposizione, se Brosco era solo un colpo, quello che ha subito l'altro giorno in allenamento, che è uscito prima, se è proprio al 100%. Intanto le chiedo questo. No, Brosco è a posto, si allena normale come gli altri, più gli altri. E invece Franchini e Pellacani, quando pensa che possano tornare? Io aspetto quello che mi dice il staff medico. Ok. Per ora Pellacani sta in netto miglioramento. Franchini bisogna fare controllo ancora prossima settimana per vedere clinicamente com'è. Ok, sul ruolo di regista lei ha provato spesso in modo alternato Squizzato e Aloy. Le faccio la stessa domanda fatta per Cangiano ed a Cornero. Dove deve migliorare l'uno, dove è più bravo l'altro, cioè in L'ho campo? detto, bisogna trovare equilibrio. A Cornero sta troppo sulla linea, sull'esterno e va poco Sì, no, dentro. io dicevo su No, Squizzato Aloy. Squizzato a lui no. Squizzato c'aveva qualche problema fisico, che non stava al meglio, ma si sta bene. Non ci sono E lui problemi. sta bene. Mentre a lui, anche se ha fatto regista nel mezzo, si sente più mezz'ala. Secondo lei il mese di ottobre con 8 partite è un mese determinante per capire se Pescara può lottare per il primato o è ancora troppo presto? Per me è troppo presto, nel senso anche le altre squadre fanno tante partite, magari qualcuno meno di noi, però. Io come sempre dico che se ne parlerà a Natale di quello che si prevede. Le faccio l'ultimo confronto, Moruzzi-Milani. Non chiedo chi gioca, chiedo dove sta facendo meglio l'uno rispetto all'altro, cosa chiede di più all'uno, cosa chiede di più all'altro. Milani ha fatto bene due partite, poi penso che lui ogni tanto c'ha le distrazioni, nel senso che non riesce a trovare uomo da marcare. Moruzzi è più marcatore e gioca più su forza fisica rispetto a Milani.